und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Das Haus Deutschland, unser Haus, muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Das muss das Ziel unserer Politik sein. Io ero a Mosca quando la mattina presto mi arrivò la notizia che il muro non esisteva più. Fisicamente era ancora lì, ma di fatto non esisteva più perché la gente poteva varcare liberamente il confine. Dissi: avete fatto bene, deve essere il popolo a decidere. E tu dov'eri quando l'hai saputo? Ero in Polonia in occasione di una difficile visita istituzionale. C'era ancora il generale come presidente. Sì, è vero. E devo dire che era un uomo duro e poco amichevole. Eravamo insieme quando arrivò la notizia. All'inizio non ci ho creduto. Pensavo si trattasse di uno scherzo. Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Zehntens. Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. Dovevo tenere un discorso al Bundestag per presentare gli obiettivi della mia politica. L'ultimo punto del programma che avrei presentato, però, era la riunificazione tedesca. E tu, come tutti gli altri, ti stavi chiedendo: forse Helmut Kohl vuole accelerare i tempi? Vuole mettere tutti sotto pressione? È vero, il muro era caduto, ma non potevo sapere come sarebbero andate a finire le cose. Ero perfettamente consapevole che poteva essere rischioso. Già, e così hai messo a dura prova la nostra fiducia. Vedi, Michael, sono certo che se tu avessi potuto leggere prima il discorso, saresti stato contrario al decimo punto. Ma per me quel decimo punto era il più importante di tutti. Era un rischio che dovevo correre.